Si chiama Young Competition ed è un concorso a tema che gli acconciatori di Confortigianato hanno ideato e organizzato con l'intento di coinvolgere i giovani che si sono già inseriti all'interno dei saloni attivi nel Veneto. La scadenza per le iscrizioni è il 30 settembre, mentre l'evento è programmato per il 14 novembre in Fiera a Vicenza. Di questa iniziativa e di un convegno che si terrà nella stessa occasione ci parla il presidente della categoria Walter Casarotto. Si legge nell'invito Energia Pura in Competizione. Vogliamo spiegare le motivazioni e gli obiettivi di questo concorso. Energia pura è il titolo che abbiamo voluto dare perché in questo momento le imprese hanno bisogno di energia pura per vivere bene questo momento di cambiamento. Primo, le imprese. Secondo, i nostri collaboratori. I nostri collaboratori sono e saranno per sempre l'energia pura che le imprese hanno bisogno per sviluppare la creatività all'interno dei saloni. E quindi energia pura è il mix fra impresa e collaboratori. Una gara, ma di fatto anche uno spettacolo, una vetrina anche dei giovani talenti e delle loro interpretazioni. Sì, quest'anno abbiamo preso questo nuovo format dove prima dell'evento regionale, quindi uno stilista internazionale che verrà a lavorare per portare idee nuove, vogliamo valorizzare i nostri collaboratori che lavorano nel nostro territorio. Quindi avranno accesso a questa manifestazione, passatemi il termine concorso, è un concorso perché ci sarà un primo, un secondo, un terzo, dove i nostri giovani si affronteranno ma soprattutto scriveranno, cambieranno idee per eh, la nuova moda capelli. Chi potrà iscriversi? Eh, potranno iscriversi tutti i collaboratori delle imprese sociali, associazioni artigiani che abbiano meno di 30 anni. Però la novità è proprio nella, nel, nel testo, energia pura, perché lo scontro eh, a, a, a suon di phone è anche con dei collaboratori che arrivano da eh, stati stranieri. Noi, come categoria, da un paio d'anni siamo gemellati con la Germania, con Francoforte, con la Spagna, con Valencia, e avremo ospiti dei collaboratori delle aziende nostre partner in quei stati. Parliamo proprio dei partner, c'è un ampio coinvolgimento di più soggetti per questa iniziativa. Eh sì, tutte le iniziative hanno un valore e questo valore noi riusciamo ad averlo grazie al contributo EBAV e grazie alla Demeral che è partner nel territorio, un'azienda di produzione di prodotti cosmetici. Nella stessa data si terrà anche un convegno. Su quali temi? I temi principali saranno due: il primo, il nuovo regolamento, e l'altro, le attrezzature nel campo dell'estetica. La nuova regolamentazione prevede oggi delle attrezzature che ieri non c'erano, ma soprattutto prevede che quelle che ieri c'erano magari oggi non sono più efficienti ed efficaci. Questo convegno ha lo scopo di evidenziare quali sono le attrezzature che oggi noi possiamo utilizzare nel campo dell'estetica.